Se con il MES riusciamo ad immaginare una società che possa, diciamo, basarsi su una distribuzione più equa delle risorse, delle ricchezze tra tutti quanti i cittadini? Questo è il nostro obiettivo. Come ho detto prima, ciò che non viene misurato non esiste. E il MES cerca proprio di superare questa difficoltà di avere una visione olistica. Io sono molto d'accordo con quanto ha detto il professore. Poi le rivoluzioni si fanno perché vivendo in una complessità, vivendo in un sistema, le singole unità, i singoli cittadini in questo caso, poi operano anche un proprio livello di rivoluzione. Poi questo deve incontrare anche un'altra rivoluzione che, voglio dire, dall'alto, ma non perché è calata, perché si sintonizzano con queste esigenze. E il BES forse è arrivato prima rispetto a questa rivoluzione individuale. Ma il fatto che sia arrivato prima non è necessariamente negativo, perché motiva in qualche modo anche la politica a cambiare quelle condizioni perché gli individui poi possano avere uno sviluppo personale. È difficile, perché se io penso a tutte le riforme che sono state fatte per la scuola, per l'università, vanno esattamente nella direzione opposta. Se guardate la riforma universitaria divisa in facoltà, ogni dipartimento si dedica a una sola disciplina, è proprio contro la visione olistica che vogliamo promuovere. E allora il compito forse della politica è un po' scardinare questi meccanismi, perché rimanendo all'esempio dell'università, chi ci lavora all'università neanche se ne è più non se ne rende conto di questo, perché insegue la valutazione, insegue dei criteri che li fanno perdere tempo e non gli consentono di avere consapevolezza del ruolo che, per esempio, la ricerca ha nella società. In questo momento stiamo cercando, presso la Presidenza del Consiglio, di costruire una sorta di cabina di regia che ha proprio questo obiettivo. Intanto, come ho annunciato prima, far parlare tra di loro i ministeri. Guardate, appena abbiamo tirato fuori questa idea, hanno cominciato già a chiamarmi, cioè la cabina non c'è ancora, ma dai ministeri cominciano già le richieste, per cui abbiamo già messo un tavolo in cui abbiamo messo il Ministero delle Politiche Agricole, della Difesa e il Ministero dello Sviluppo Economico, per qualcosa, e poi vedremo. Altri tavoli mi sono stati suggeriti per rivoluzionare, siamo a parole guerriere, dobbiamo parlare di rivoluzione, il sistema edilizio italiano. E allora lì stiamo ragionando quali obiettivi ci dobbiamo porre. Per esempio, ci siamo detti, se il sistema edilizio funziona per i disabili, vuol dire che funziona per tutti, e allora ci siamo posti questo limite, perché non bastano gli indicatori. Gli indicatori misurano, ma dobbiamo capire qual è quel limite che dobbiamo raggiungere per poter dire sì, stiamo bene. Questo l'indicatore non ce lo dice. Allora questo è il compito della politica. Dentro questa cabina ci saranno vari obiettivi, ma ci sarà anche quello di rendere il BES uno strumento dinamico. La società non è bloccata, non è fissa, e quindi anche gli indicatori devono in qualche modo adeguarsi alla dinamicità della società, quindi rendere questo strumento uno strumento vivo. E dentro gli indicatori del BES, non ho detto prima, riusciamo a distinguere anche quelli che misurano questioni strettamente oggettive, uno per tutti, la speranza di vita.
viene misurata in qualche modo, tra parentesi, sta diminuendo, si sta abbassando. Ma ci sono accanto anche indicatori cosiddetti soggettivi, ovvero come le persone percepiscono la vita che stanno vivendo, come la valutano, ma anche altri indicatori soggettivi. E tra questi mi piace citarne uno in particolare, che secondo me è basilare anche per capire la coesione di una comunità, e che è la fiducia. La fiducia negli altri, la fiducia nelle istituzioni. La fiducia è strettamente collegata anche all'identità. Io mi riconosco in una comunità, ho anche fiducia delle altre persone che la compongono e anche delle istituzioni che la definiscono. E tutto questo mi consente di avere una visione del futuro. E guardate, queste tre dimensioni sono strettamente soggettive, sono quelle su cui si basa veramente la coesione di una comunità. E se la fiducia viene meno, quella società non è che si sgretola piano piano, crolla da un momento all'altro. L'Italia ha la rilevazione, dentro il BES ci sono questi indicatori, perché abbiamo una rilevazione costante sul livello di fiducia dei cittadini italiani tra di loro e nelle istituzioni. Qual è l'istituzione italiana che ha il maggior livello di fiducia da parte dei suoi cittadini? Mi si risponde quasi sempre così: Presidenza della Repubblica. No. Neanche Carabinieri. La scuola nemmeno. I Vigili del Fuoco. Ed è bellissima questa parola. Perché si tratta delle persone che mettono in gioco la propria vita per gli altri, anche se per lavoro, pagato tra l'altro non adeguatamente, la mettono in gioco la vita. E questo è riconosciuto dai cittadini. Allora, avere questi indicatori in una cabina di regia in cui il Presidente del Consiglio può monitorare questa situazione, consente di orientare le politiche. Se poi questo ha delle risposte anche nei cittadini, nella direzione che diceva il professore, vuol dire che riusciremo a costruire una società migliore. Questa è la nostra speranza.